Andiamo a una sintesi di quello che è successo. Allora, sostanzialmente Nava ha detto due cose. Ha detto: io voglio chiudere la stalla prima che i buoi sono scappati, non come è accaduto in passato, chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati, quindi anticipare le situazioni di controllo e di verifica il controllo e le verifica sulle situazioni a rischio, in modo tale che queste situazioni non divengano esplosive come è accaduto in passato, e dall'altra voglio che gli investitori siano informati anche per poter operare al limite nel tempo direttamente e quindi attraverso una serie di meccanismi e di sistemi che adesso vedremo, perché li vedremo in quanto il presidente della commissione finanza e tesoro del Senato, che ha dato questo via libera, Mauro Maria Marino, è con noi, a lui gli chiediamo appunto come è andata, che valutazione lui dà e quali sono i contenuti significativi dell'audizione che appunto Nava ha tenuto il 17 di gennaio di fronte alla Commissione Finanza e Tesoro del Senato. Sentiamo. È stata un'audizione estremamente interessante, dove il presidente in pectore, oltre che illustrarci la sua attività passata, ha esposto un vero e proprio programma per il futuro. Un programma per il futuro che è articolato su una serie di obiettivi. Il primo, innanzitutto, è la difesa degli investitori e dei risparmiatori, con una cosa molto interessante. Lui ha detto: io voglio affermare un modello nuovo, passare da un'azione ex post ad un'azione ex ante. Tanto per essere chiari, invece di intervenire dopo su quello che non ha funzionato, cercare di fare in modo che le cose funzionino. Dopodiché ha detto che su questo aspetto era importante coltivare sia il tema della qualità dell'informazione, sia svolgere un'azione incisiva di impegno sull'educazione finanziaria, che, essendo stato io colui che ha indegnamente introdotto questo tema nell'ordinamento italiano, non ha potuto che vedermi felice di tutto ciò. Ci spiega un po' meglio, scusi Presidente, questo aspetto. Cosa si intende per educazione dell'investitore o del risparmiatore? Dall'anno scorso, con un emendamento approvato, presentato da me al decreto salvabanche, è entrato finalmente nel nostro ordinamento il tema dell'educazione finanziaria. Non solo, ma la settimana prossima, quella dopo, comunque, nonostante camere scelte, noi ci occuperemo di questo, perché il direttore del Comitato Nazionale, la professoressa Lusardi, ha mandato al governo, il governo ha trasmesso a noi per il parere, la strategia generale sull'educazione finanziaria a livello nazionale. Quindi finalmente questo decolla attraverso una strategia che permetterà di creare delle economie di scala fra tutti gli interventi che riguardano il settore operato dal pubblico e dal privato. E la Consob, che è parte di questo organismo, di questo Comitato Nazionale, intende svolgere su questo un'azione particolare e precipua, e questo ci è stato ribadito dal presidente Nava. Come esattamente si può intendere questa concreta educazione dei risparmiatori? Si tratta di prospetti, documenti e così via, o c'è un contenuto anche differente nel rapporto fra banca, proponente di investimento e risparmiatore? Allora, qui sono aspetti molto diversi che stiamo cercando di seguire in contemporanea. Da una parte, finalmente una strategia per l'educazione finanziaria, che è una semina di lungo periodo. Incominciamo a creare le condizioni perché i cittadini, attraverso una serie di interventi mirati da parte del pubblico e del privato, aumentino la propria conoscenza finanziaria. Un investitore, risparmiatore educato è sicuramente un vantaggio per tutti, sia per il paese sia anche per gli interlocutori. Dall'altra parte però c'è uno sforzo che noi stiamo cercando di fare in maniera significativa per la semplificazione di quella che è l'informazione che viene passata all'investitore, al risparmiatore, al cittadino. Quando mi danno un prospetto di 400 pagine è come se non mi dessero assolutamente nulla. Quindi come Commissione avevamo segnalato, approvato anche dalla Commissione europea, la necessità di arrivare a prospetti semplici e facilmente intellegibili. Addirittura nella proposta che avevamo fatto noi, un semaforo verde, giallo e rosso, in modo tale che anche il risparmiatore meno avveduto possa capire immediatamente qual è il livello di rischio dello strumento finanziario che gli viene sottoposto. Dall'altra parte, comunque, dal 3 di gennaio è entrato in vigore la MiFID 2, un nuovo salto di qualità a tutela del risparmiatore. Quindi direi che è un'azione che viene sviluppata su più versanti, dove la strategia nazionale per l'educazione finanziaria diventa un cappello generale, ma soprattutto testimonia il fatto che lo Stato si vuole occupare della tutela del risparmiatore.
penso che alla luce di quello che è successo in questi ultimi anni questo sia un fattore molto ma molto importante. In Italia, più che in altri paesi non solo europei ma anche in generale di paesi occidentali, il risparmiatore, come dire, non può agire in proprio da solo sui mercati finanziari, agisce attraverso il sistema bancario, il quale sistema bancario ha ovviamente degli interessi per operare sul mercato internazionale che possono essere anche diversi da quelli del risparmiatore, almeno in parte, talvolta anche in conflitto. Questo nodo lo avete in qualche modo esaminato ed affrontato? Questo sarà uno dei temi che penso riguarderanno l'azione conclusiva della commissione d'inchiesta sul sistema bancario. Noi, oltre che un'analisi del passato, dove molti aspetti penso debbano essere lasciati alla magistratura, cerchiamo anche di svolgere un'azione positiva facendo delle proposte che riguardano per il futuro. Ci sono cose che non hanno funzionato, abbiamo capito, penso, in molti casi perché, e vorremmo avanzare delle proposte per fare sì che queste cose non capitino più per il futuro. Penso che sia una scommessa vincente e penso che ci siano le condizioni per riuscire a vincerla. Certo, naturalmente bisogna anche osservare come poi possa essere articolato questo, cioè se io oggi comunque per operare sul mercato finanziario sono, virgolette, costretto ad andare in banca, da solo non lo posso fare, credo, mi pare che questo sia comunque un limite grosso. Il problema sarebbe forse anche quello di stabilire in che modo possono i singoli decidere autonomamente di operare sul mercato borsistico, naturalmente con i rischi che questo comporta, che siano avvertiti o informati, ma soggettivamente che abbiano questo tipo di libertà. Questo è un elemento che in qualche modo secondo lei sarà possibile introdurre in futuro? Penso di sì, e ritornando alla domanda iniziale devo dire che mi sembrava uno dei punti programmatici su cui ha insistito molto il Presidente Nava e penso che le cose che ci ha detto vadano esattamente nel senso che lei diceva in questo momento. Se vuole continuo anche a dire gli altri elementi che ci hanno indotto a valutare positivamente. Quindi un altro tema era quello del fatto di voler accrescere il ruolo internazionale della Consob, facendo in modo di essere parte importante e significativa del dibattito che c'è sulla riforma dell'ESMA e poi soprattutto l'avere sottolineato come intende aumentare la sinergia con Banca Italia IVASS. E questo mi permette, lo vedo come un altro elemento molto importante, perché uno degli elementi che è emerso in sede di commissione d'inchiesta era la non totale, non dico collaborazione, ma non totale comprensibilità del passaggio delle comunicazioni fra Consob e Banca Italia. Arrivare a un nuovo protocollo fra questi due enti di vigilanza penso che sia una sfida che debba essere accettata e anche questa deve essere vinta. Poi ha detto che il terzo punto intendeva aumentare i rapporti bilaterali con le omologhe autorità dell'Unione Europea. Un quarto punto, lavorare per trovare delle competenze adeguate alle nuove specifiche. Qui ha fatto un passaggio importante che si ricollegava anche un po' a quello che ci diceva lei. Sta cambiando il mondo della consulenza finanziaria. Prima c'era un rapporto fondamentalmente fra l'investitore, il risparmiatore e la banca. Adesso ci troviamo di fronte a una svolta che porta a fare sì che molte volte ci si debba interloquire con delle macchine, intelligenza artificiale, i robot advice, le chatbot, tutti elementi nuovi che richiedono anche nuove professionalità sotto il punto di vista del controllo e voler agire in preventiva da parte della Consob penso che sia un elemento importante. Così come l'ultimo elemento, come obiettivo che lui ha posto, che ritengo altrettanto importante, è cosa debba fare la Consob per attirare investitori stranieri in Italia, aprirci sempre di più al mercato, ma soprattutto cercare di far capire come l'Italia sia un mercato assolutamente importante e significativo. Per fare questo poi ci ha spiegato anche una serie di mezzi di cui intende dotarsi nella revisione di quelli che sono i meccanismi interni di Consob, nella divisione di ruoli diversi e soprattutto in un gioco di squadra fra lui e tutti i commissari. Quindi devo dire tutti gli elementi che non si possono che valutare positivamente e che fanno pensare a un salto di qualità utile e importante, soprattutto di adeguamento ai tempi alla luce
di quello che non ha funzionato nel passato. In effetti i quotidiani hanno riportato con una certa larghezza informazioni su quello che ha detto Massimo Nava, soprattutto nell'ambito della stampa specializzata e attenta a questo tipo di temi. C'è un elemento che a me ha colpito in modo però, come dire, singolare, vale a dire che Nava a un certo punto ha osservato la Consob in passato, in alcuni modi e per alcuni motivi, ha lavorato anche meglio. Ci sono dei modelli a cui richiamarsi, ha fatto anche i nomi di quelli che erano allora in passato presidente della Consob. Romualdo Padova Schioppa, spaventa, li cito io. Esattamente. E questo mi ha fatto un po' pensare, però, non rischiamo di guardare il futuro con la testa volta al passato? Beh no, perché quelli sono stati citati come modelli positivi. Lui ha detto dobbiamo ritornare a dimensioni diverse del tempo, citando appunto i due che dicevo prima, presidenti passati, nello spazio ad esempio, citando alcuni esempi virtuosi della Francia. Certo, se lui avesse fatto soltanto queste citazioni c'era il rischio di camminare davanti guardando indietro, ma quando lui invece ci spiega che vuole fare un investimento sulla valutazione della conoscenza dei prodotti da parte degli investitori, quando dice che vuole fare un investimento significativo sull'educazione finanziaria, quando ci viene a dire che ha bisogno di nuove professionalità perché il mondo della finanza sta evolvendo verso strumenti nuovi, significa che ha ben chiaro quali sono le prospettive diverse verso cui ci si muove e che si vuole agire in via preventiva. E questo si ricollega con quello che diceva all'inizio, quando diceva cerchiamo di fare un'azione che precede i problemi e non che intervenga a posteriori. Non è che serva soltanto erogare la sanzione, serve creare le condizioni perché non si debba arrivare ad erogare la sanzione, e questa mi sembra una garanzia per tutti. Dopo il vostro via libera c'è il decreto del Presidente della Repubblica, lei ci può spiegare più o meno la cosa in che tempi avverrà? Brevissimi, immediati, perché oltretutto devo dire che bisogna fare i complimenti a questo governo, perché il presidente Vegas scadeva il 15 di dicembre e la nomina di Nava, del presidente Nava, è stata fatta il 14, e poi naturalmente c'è il tempo dell'espressione del parere delle Camere e poi sarà immediata il decreto, anche perché questo serve per evitare che capitassero cose come sono successe nel passato. Molte volte l'organo collegiale Consob, che è fatto da 5 membri, 4 commissari più il presidente, si è trovato a operare con 3 commissari soli o addirittura con 2, e quindi naturalmente aumentando in maniera smisurata il potere di chi c'era e però diminuendo, come dire, la possibilità di avere processi più trasparenti. Riuscire a essere integrato il plenum dell'organo in tempi immediati penso che sia stata una buona prova del governo e di democrazia. Il presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato è anche vicepresidente della Commissione Bicamerale d'Inchiesta sulle Banche. Approfittiamo quindi di questa sua doppia veste istituzionale per chiedergli cosa sta accadendo in Commissione, visto che l'ufficio di presidenza che si doveva tenere in un determinato giorno la scorsa settimana è poi stato rinviato. Ci può fare il punto della situazione, presidente Marino? Diciamo che tutte le forze politiche con senso di responsabilità hanno deciso di provare a uscire dalla polemica collegata col contingente, la troppo imminente campagna elettorale, per valorizzare il lavoro che è stato fatto, 47 audizioni, più di 200 ore di lavoro, e quindi puntando l'accento su quello che unisce e non su quello che divide, invece che un giudizio sul passato, soprattutto un'attenzione alle proposte che bisogna fare per il futuro. E quindi si è deciso che i singoli gruppi presenteranno al presidente Casini una serie di proposte entro lunedì della settimana prossima alle 13. Dopodiché il presidente Casini, cercando i punti in comune, avrà il compito di redare una proposta di relazione che verrà presentato nell'ufficio di presidenza di venerdì 26, e a quel punto lì potranno capitare due cose. C'è l'accordo e quindi si ritiene che si possa procedere così, soltanto con proposte positive per il futuro, e verrà riunita la commissione il 30 per porre in votazione quella relazione. Oppure non c'è un accordo, a quel punto lì tutti i singoli gruppi, oppure i gruppi che dissentiranno da quella che è la posizione espressa dalla maggioranza, potranno presentare altre proposte di relazione, e in quel caso si seguirà la procedura prevista dal regolamento del Senato. Viene imposta in votazione la prima, se passa quella finisce lì, altrimenti si passa alla votazione delle altre. E allora grazie al presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Mauro Maria Marino, che avete sentito è anche vicepresidente della Commissione.